ben ritrovati, 12:33 minuti, mercoledì 10 febbraio, siamo qui per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille davvero a tutti di essere sempre collegati con noi, di seguirci, una giornata piena di ospiti, tutti al femminile oltretutto, quindi sono ben contento dei nostri ospiti di oggi. La prima ospite non è proprio un ospite, è in realtà un dato che diamo tutti i giorni, grazie ad Arianna, che è il vaso di Wise Air, quel vaso con un sensore che può rilevare il particolato, quello che si dice, no? le polveri sottili, il PM2,5. In questo momento Arianna ci dà una media cittadina di 29 microgrammi per metro cubo sul livello del PM2,5, quindi arancione, già sopra la soglia di 25, che è quella riconosciuta dall'OMS come soglia di guardia. Per fortuna è sceso, insomma, sappiamo che nei giorni scorsi era ben più alto, però insomma, teniamo sempre sott'occhio questo dato, perché davvero cambia molto molto velocemente anche all'interno della stagionata, ma soprattutto poi grazie ad Arianna potete misurare il dato localmente nella vostra zona, sul vostro terrazzo, sul vostro balcone, per capire quanto è buona o no l'aria in cui vivete all'interno della nostra città. Andiamo avanti però appunto con il primo ospite di oggi che ho al telefono con noi. Parlo di Chiara Ponzini di Priorità alla Scuola, perché lunedì è stata una giornata di presidio per Priorità alla Scuola, con delle richieste ben precise che ci verranno spiegate e raccontate meglio in diretta adesso da Chiara. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Allora, grazie mille di esserti collegata ancora con noi. Dicevo appunto, lunedì avete fatto un presidio, avete fatto delle richieste ben precise. Si è tornato a scuola, si sta tornando a scuola, ormai molte scuole sono in presenza al 75%, alcune, però voi state ancora giustamente facendo delle richieste molto molto precise. Sì, allora innanzitutto le scuole superiori hanno riaperto, ma hanno riaperto al 50%. C'è stato l'altro ieri un vertice tra il prefetto di Milano Renato Saccone e il provveditore di Milano Marco Bussetti con i presidi delle scuole superiori, sia di quelle milanesi che quelle di città metropolitana, proprio per continuare un lavoro di monitoraggio dei contagi. In questo modo si riuscirà a capire se tra 15 giorni sarà possibile passare dal 50 al 75% del tempo in presenza. Ad oggi non si è registrato un picco di contagi, non tale da da registrare una diminuzione della presenza. Ovviamente i trasporti restano ancora un punto interrogativo. Lo stesso Granelli, assessore alla mobilità, dice che tra le 8.20 e le 8.55 ci sono ovviamente dei momenti in cui sulle metropolitane devono essere fermati in tornelli, sia sulla metropolitana 1 che sulla linea 2. La M1 diceva ieri che arriva fino al 92% del limite di capienza. Ecco, quello che dice Priorità alla Scuola, quindi questa è un po' la situazione. Quello che sostiene Priorità alla Scuola è che le scuole hanno riaperto, certamente, quindi ovviamente non possiamo che non essere soddisfatte di questo ritorno a scuola, ma hanno riaperto così come avevano chiuso. Quindi non è stato fatto nulla per aumentare quella sicurezza sanitaria che Priorità alla Scuola chiede da aprile. In questo modo, se i contagi aumenteranno, le scuole ovviamente dovranno chiudere. Priorità alla Scuola chiede da aprile, è stata la prima che ha chiesto sierologici e tamponi sul personale scolastico, chiede il ripristino delle infermerie, chiederebbe un medico su ogni plesso. Almeno quello che chiede adesso sono le famose USCA, queste unità mobili che possono fare i tamponi rapidi antigenici di ultima generazione sulle scuole. Dal sito di Atlante Lombardia sembra che questi siano arrivati da mesi, invece non sono mai arrivati. Al momento, infatti, come rispondono le istituzioni? Come rispondono le istituzioni a queste vostre richieste? Questi tamponi, ecco, allora, arriveranno o no? Arriveranno o no? Quello che dico appunto è che per ATS, quindi per ATS Lombardia, quindi per Regione, questi sembrano già arrivati, mai sono comparsi. Siccome appunto a Regione, sotto Regione abbiamo fatto
tantissimi presidi, tantissime richieste, abbiamo mandato moltissime lettere, eccetera. In questo momento c'era in votazione un ordine del giorno, l'altro giorno, in Consiglio Comunale, lunedì pomeriggio, un ordine del giorno che era stato proposto da Basilio Rizzo e da Patrizia Bedori e che veniva continuamente rimandato. Abbiamo quindi cercato di creare un pochino di pressione perché l'ODG, questo ordine del giorno, parlava appunto della possibilità da parte del Comune di sostenere l'arrivo di questi test rapidi antigenici sulla città, in primis sulle farmacie. Il 30% delle farmacie sono comunali, sono partecipate dal Comune, quindi si potrebbe certamente averli a un prezzo calmierato. Per noi è fondamentale portare questi test sulla città e portarli prima o poi sulle scuole. Perché? Perché a Milano ci sono due punti in cui è possibile fare questi test, due hub dedicati con precedenza, diciamo, al personale scolastico, quindi a docenti, personale ATA e studenti, ma si tratta di due posti in cui si arriva solamente in auto, i ragazzi non hanno l'auto, non guidano, non sono maggiorenni e soprattutto appunto, non sono sui quartieri, le scuole hanno questa dislocazione territoriale, potrebbero veramente diventare un presidio territoriale sanitario. Ecco, Chiara, ricordiamo questi posti dove si possono fare attualmente i tamponi. Uno è appunto lo spazio di Via Novara, giusto? Quindi appunto all'uscita tangenziale, Novara, raggiungibile solo. L'altro? L'altro è in Forlanini, è l'Inate. Ok. Perfetto. Beh, noi speriamo quindi che qualcosa però si muova, nel senso che appunto le vostre richieste vengono ascoltate. Regione Lombardia dice che questi test sono già presenti o comunque si potranno prendere in farmacia. Speriamo davvero che si possano trovare e che chiunque possa fare questi test rapidi. Magari sarebbe meglio dare appunto una priorità alla scuola, in questo caso mi proprio del vostro nome, nel momento in cui sappiamo l'importanza del far tornare. Assolutamente, comunque quello che volevo dire è che lunedì pomeriggio questo DG in comune è passato, è stato approvato. Ottimo. Quindi si spera che si concretizzi a breve il progetto. Perfetto, va bene, allora Chiara, ti ringrazio tantissimo, sai che qui da noi avete sempre un canale aperto per comunicare. Certo. E dirci tutto quello che succede nella scuola milanese, perché è importante parlarne, ma sempre di scuola, quindi stare attenti anche a non far spegnere i riflettori quando magari le cose andranno anche un po' meglio. Bisognerà sempre tenere i riflettori ben accesi per capire se davvero poi le cose cambieranno o rimarranno sempre uguali. Quindi io ti ringrazio davvero tanto, Chiara, per la tua testimonianza. Assolutamente, grazie a voi per l'invito. Grazie mille a Chiara Ponzini di Priorità alla Scuola, grazie mille e buon lavoro. È mercoledì è il giorno di Milano Integra, quel momento in cui capiamo come fare a essere davvero, vorrebbe da dire, dei veri milanesi, a vivere la città appieno da ovunque voi arriviate, che siate degli immigrati che arrivano da un altro continente o semplicemente da un altro comune, anche se siete di Pioltello potete diventare dei veri milanesi. La testimonianza è una ragazza che arriva dal lontano Triveneto, è lontana come l'Islanda, diciamo. Eccola qui con noi. Insomma. Lisa Chiara Dia, buongiorno. Buongiorno, allora freddo, fa abbastanza freddo come in Islanda. In Islanda poi ci sono i sassi, le luci, no, com'è che era? Scherzo, andiamo avanti. Allora Lisa, buongiorno, bentrovata. Milano buongiorno. Integra. Milano Integra, ricordaci in due parole cosa fate, chi è Milano Integra. Certo, Milano Integra è un'associazione che abbiamo costituito nel corso del 2020, a valle, diciamo, di tutto quello che abbiamo osservato e raccolto come esigenze relative a chi arriva o chi si trasferisce in città, sia studenti sia lavoratori, un po' per tutte le età. Ci siamo resi conto che c'era proprio il bisogno di qualcuno, di un organismo che ti aiutasse a capire la città, a inserirti al meglio e poi piano piano, insomma, farne la tua nuova casa. Quindi Milano Integra è nata nel corso dell'ultimo anno con questo obiettivo: accoglierti quando arrivi a Milano e aiutarti poi pian piano a stringere amicizie, a entrare nel vivo. Nelle scorse puntate abbiamo visto vari motivi per cui magari venire a Milano, abbiamo parlato di studio, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato proprio di quello che ti dà in più Milano in quelle situazioni. Quest'oggi parliamo di come invece, anche se magari sei già a Milano oppure se hai intenzione di mettere su famiglia, non è detto che bisogna prendere e scappare dalla città, ma si può fare, giusto Lisa? Possiamo mettere famiglia su a Milano, Lisa, mi stai dicendo questo?
Possiamo mettere su Famiglia Milano, esatto. Io penso che insomma, nel prossimo biennio dovrei essere Non ho capito, ma anche. c'è cioè, Albioxa vuole che metto su Famiglia con te a Milano. Non ho capito, è questo l'intento di questo collegamento di oggi, non ho Guarda, capito. la questione è complessa. Allora, abbiamo cominciato a chiedere a un po' di mamme e anche papà, a dei genitori giovani, fai conto della fascia 30-40 anni, no? Quindi persone che hanno adesso bambini piccoli, che vengono da fuori Milano e che, come dire, si sono ritrovati nella città al momento di mettere su famiglia. Allora lì la questione è delicata, Fabio, perché c'è un bivio. Tu puoi decidere che il tuo tempo a Milano l'hai fatto, che sei soddisfatto del tuo obiettivi lavorativi raggiunti e quindi vai a far famiglia fuori, che è molto spesso l'interrogativo che si pongono tutti, oppure decidi che questa città ti piace, che ormai è diventata casa tua e che quindi procedi qui almeno a far nascere, diciamo, di solito si va un po' per tentativi, abbiamo sentito, provi col primo figlio, vedi come ti trovi e poi molte famiglie con grande successo, insomma, rimangono a vivere qui. Quindi abbiamo chiesto loro, ma se immaginate una giovane coppia che inizia a interrogarsi se spostarsi o se può rimanere a Milano per far nascere un figlio, lo consigliereste? Che cosa ne pensate? Quali sono le sfide? E allora, scusami, sono emersi degli elementi veramente di forza. Allora, che valgono, in realtà li avevamo pensati per studenti e lavoratori, ho scoperto che anche quando hai un bimbo piccolo valgono. Valgono anche da quella Per parte. esempio, sì. Allora, per esempio, la grandissima varietà multiculturale che ha Milano, no? Allora, questi genitori ci stavano dicendo come per loro sia motivo di grandissimo orgoglio al parco giochi, piuttosto che a scuola, piuttosto che nelle altre agenzie di educazione che i loro bambini frequentano, trovare questa grande ricchezza di background culturali. Perché, non so, ricordo una mia collega che mi diceva: guarda, il mio figlio ha 4 anni e ha un amichetto ghanese, il suo migliore amico è pakistano, poi c'è un altro. Cioè, l'ultimo della lista era l'italiano, per cui cresci proprio un figlio già con un'apertura mentale molto ampia e Sì. abituato a tanta diversità. È un perenne Un'altra Expo, cosa. è un perenne Expo a Milano, quello, la verità. È un perenne Expo, sempre, è come essere sempre Sì, l'Expo di Milano, infatti, benissimo. è quello che personalmente anch'io adoro moltissimo di questa città. E tutto in grande rispetto, cioè mentre forse noi adulti da soli, fuori dal contesto familiare, a volte facciamo fatica a convivere, i bambini si vogliono bene a prescindere, si accettano a prescindere, non Sì. guardano di che colore sei, da che storia vieni, che cosa mangi, non gliene Pensa, frega niente, semmai sono curiosi, Lisa, ti no? vogliono bene anche se sei friulana, pensa a Milano, pensa Esatto, come siamo pensa! aperti. Esatto. I bambini africani mi vogliono bene comunque, che è una grandissima dote. E questo poi ci dicevano anche come, proprio perché la città è sfidante, la metropoli è sfidante, è complessa e, come dire, tiene dei ritmi sostenuti, molto spesso vieni da fuori, quindi non hai la famiglia e i nonni qui, non puoi contare sulla tua rete familiare e allora si crea una rete e un supporto molto valido, molto virtuoso fra i genitori. Quindi mentre rispetto ad altre realtà, altre amiche che hanno famiglia, magari a Pordenone, in altre città, e paradossalmente è una realtà più piccola, ma sono molto più sole, oppure vengono assistite dalle istituzioni, dagli ospedali. Qui si crea proprio una rete per cui ci sono tutte le chat, le community, e se hai bisogno all'ultimo momento anche di una babysitter, di un consiglio, sono segnalati, sai, i parchi migliori, l'esperienza da fare nel weekend, cioè c'è tutto il mare magno di offerta milanese e fra genitori c'è proprio veramente tanto aiuto. Mi aggancio a questo per dirti che tutto il panorama di offerte che Milano fa a giovani e meno giovani valgono anche per i bambini. Quindi mi diceva una mamma, non ci annoiamo mai, cioè non c'è neanche il pensiero di cosa potremmo mai fare questo weekend con i nostri figli, perché Milano ne ha talmente per tutti i gusti che ogni weekend facciamo un'esperienza diversa. E Lisa, quindi già questo, tutto questo. questo, giusto, se non sbaglio, lo possiamo leggere più approfonditamente e dettagliatamente in un articolo Sì. proprio su Milano Integra, giusto? Sì, pubblicheremo un articolo nei prossimi giorni perché in realtà abbiamo scoperto un mondo ovviamente dietro questo tema e abbiamo cercato allora di prendere sia, come dire, quelli che sono proprio i punti di forza chiari, puliti, che dice ok, cioè, se mi trovassi a fare un figlio a Milano lo farei senza problemi, e però ci sono ovviamente anche dei lati d'ombra, diciamo delle criticità che non, so, impossibili, cioè, non sono da negare e su cui però diciamo nel nostro articolo cerchiamo di affrontarli in modo propositivo. Quindi ok, vista questa criticità, che cosa si può fare allora? Che
Ma su questo non faccio da spoiler, insomma, c'è spiegato nell'articolo. Perfetto, e allora poi ne parleremo magari anche nelle prossime puntate. Io Lisa ti ringrazio tantissimo per il tuo collegamento di oggi, grazie mille, ricordaci le coordinate però di Milano Integra. Certo, c'è sul nostro sito internet milanointegra.org, potete trovare, sia che siate già a Milano, sia che stiate arrivando a Milano, potete trovare tutte le indicazioni per ricevere il supporto utile o insomma dalle più operative, quindi se avete bisogno di cercare casa, non sapete come muovervi nella città, se ci sono delle scontistiche, eccetera, fino anche a, ok, sono qui, come posso cominciare a sentirmi parte di questa città? Trovate tutto sul nostro sito e sui nostri canali social. Perfetto, grazie mille davvero a Lisa Caradia, grazie, sono cresciuta la scuola di Milano Integra e ci vediamo settimana prossima con un altro bellissimo Alla prossima, collegamento. Fabio. Grazie Grazie mille Lisa, mille. grazie Buona mille. settimana. Noi continuiamo, chiedo anzi ringrazio la regia che oggi insomma ha da lavorare perché abbiamo tantissimi collegamenti, entriamo nel vivo della nostra puntata perché fra pochissimo parleremo dell'ospite di giornata che vedo siete in tanti ad aspettare, parleremo di teatro antico, poi cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando, ma c'è quella piccola pausa che arriva tutte le volte sul più bello perché vogliamo prenderci quel momento di riflessione. Quest'oggi lo facciamo sempre in compagnia delle foche parlanti, quest'oggi nella fattispecie con Alice Bertolasi. Le parentesi tonde chiudono gli incontri, un anno dopo l'altro, cascano di tasca. Si avvicinano al rumore ombreggiando l'olfatto, e secondo al torcersi, auricolari scompaiono. E queste sono le foche parlanti, lei Alice Bertolasi, parole fra parentesi, credo, qualcosa del genere, mi ricordo si chiama quel pezzo, questo pezzo che ci ha raccontato, ma poi possiamo benissimo contattarle e chiedere a loro, anzi se siete interessati alle foche parlanti scriveteci pure, vi daremo proprio i loro contatti, un bellissimo poetry club, ma non solo, tre persone speciali che abbiamo sempre molto volentieri qui ospiti con noi a Good Morning Milano. Andiamo a parlare appunto di teatro antico. Quando sono arrivate le mie producer a dirmi parliamo di teatro antico greco, ho detto ma scusate, ma perché dobbiamo parlare di teatro antico quando c'è tanta roba moderna di cui parlare? La risposta è stata spiazzante, mi hanno detto perché il teatro sarà anche antico, ma le tematiche sono più attuali che mai. Allora chiedo se è veramente così a Eleonora Fedeli, buongiorno Eleonora. Mi hanno Buongiorno. detto giusto le mie producer? Allora, il teatro sarà anche greco Esattamente, antico, ma le tematiche sono quelle di tutti i giorni nostre. hanno detto benissimo, infatti perché ci occupiamo ancora oggi di teatro antico? Proprio per questo motivo, al di là delle lingue, del divario del tempo, le tematiche sono quelle che ci riguardano più da vicino, quindi storie di grandissime lotte, che sono le lotte che ci riguardano, lo scontro generazionale tra padri, madri, figli, lo scontro con noi stessi, quindi le lotte tra la nostra razionalità e le nostre passioni che ci prendono, e anche e soprattutto lo scontro rispetto al destino e la convivenza con il peso delle nostre scelte. Questi sono i grandi temi che troviamo nei testi che ancora oggi ci toccano tantissimo. Ecco, ma allora facciamo un po' di. Cioè, se mettiamo tutti i puntini sulle i e sistemiamo tutto per bene. Allora, stiamo parlando di teatro antico. Tu fai parte appunto dell'associazione Teatro Antico Kerkis. Di cosa si occupa? Cosa fate proprio? Allora, Kerkis Teatro Antico in Scena, si occupa ormai da 10 anni, facciamo 10 anni quest'anno, di appunto di teatro antico, e lo fa in un modo abbastanza particolare perché siamo l'unica realtà nel nord Italia che ha ogni anno una stagione teatrale, un cartellone completo di testi, di spettacoli proprio di teatro antico, quindi tragedie e commedie dell'antichità classica. E quindi la cosa poi interessantissima è proprio il grande legame che abbiamo sia quindi con i nostri collaboratori che ci seguono, ci supportano, sia anche con le scuole. Lavoriamo tantissimo con le scuole, con i ragazzi delle superiori, e siamo poi una realtà molto, molto giovane in realtà, perché nasce Kerkista come diciamo realtà quasi universitaria da studenti, da ex studenti e docenti dell'Università Cattolica di Milano. Poi ha creato una sua storia in autonomia anche, però diciamo il fermento è sempre molto giovane. È molto interessante anche che cosa significa Kerkis, me lo spiegavi prima fuori onda, io
Mestamente ho detto, ho fatto l'istituto tecnico, quindi io il greco non l'ho studiato. Però è una cosa molto interessante invece, perché Kirkis è il punto d'incontro, possiamo dire. Spiegaci Sì, bene. esatto. È il punto di incontro, il punto di contatto che tra proprio all'interno della struttura dell'antico teatro greco, tra il settore dedicato al pubblico e lo spazio invece occupato dagli attori. Quindi è stato pensato proprio per, diciamo, definire la nostra idea di teatro, che deve essere un grandissimo punto di contatto e di comunicazione tra il pubblico e gli attori in scena. Quindi questo un po' già ci identifica, diciamo. Un punto di contatto che va proprio anche ad abbattere quella che, com'è che definite voi, la quinta parete, com'è che la chiamate voi nel teatro? Allora, di solito la La quarta quarta, ma parete, infatti, nella però voi avete fatto una nostra, quinta, com'è che è diventata quinta da voi? perché nella nostra, diciamo, campagna che stiamo conducendo di crowdfunding, proprio dovuta un po' all'emergenza sanitaria in corso, abbiamo voluto parlare di quinta parete, quindi rompendo oltre lo schermo, rompendo la quinta parete, proprio perché in realtà, oltre alla quarta parete solita, che già siamo abituati a rompere, Ce n'era adesso c'è anche un'altra. la barriera dello schermo che è da superare e che quindi rende il gioco ancora più duro e Raccontaci un più po', Loa, come sta andando in interessante. questa fase pandemica? Cioè, come fate a portare avanti il vostro operato? Esatto, allora ovviamente non si può andare in scena, i teatri sono chiusi, No, però noi siamo. scusami se ti interrompo. Quello ovviamente io lo leverei se posso, se potessi. Lo dico proprio ovviamente nel senso purtroppo che su ormai. questa cosa Milano News si è espressa più di una volta. Cioè, quello ovviamente sui teatri forse sarebbe da togliere. Scusami. No, no, ma io sono completamente d'accordo su questo aspetto. Purtroppo è un ovviamente di rassegnazione in questo momento, ma Chiaro, che giustamente chiarissimo. tu mi correggi. Comunque, appunto, non potendo essere sulla scena fisicamente, abbiamo cercato di portare i nostri contenuti, le nostre proposte anche in una dimensione appunto multimediale. Quindi abbiamo creato per esempio dei videodocumentari sui backstage dei nostri spettacoli, anche con interviste agli attori e registi dei nostri spettacoli. Abbiamo proposto anche in streaming alcuni, diciamo, come video in alcuni nostri lavori, ma soprattutto proprio stiamo puntando su appunto videodocumentari, letture registrate, scene scelte da alcuni testi, e poi è in partenza proprio stasera anche un nuovo progetto che si chiama I Fili di Arianna, e saranno degli appuntamenti live di chiacchierate teatrali su alcune tematiche. Per esempio, quella di stasera riguarda proprio il personaggio di Oreste, che è in qualche modo un grandissimo personaggio proprio delle tragedie, che sfiora anche il tema proprio della giustizia, perché Oreste si trova coinvolto in un processo per aver ucciso la madre, per vendicare a sua volta l'assassinio del padre da parte di lei. Quindi, diciamo, cioè ci dà la motivazione anche per una serie di riflessioni molto importanti, sia sul tema della giustizia che sul tema della genitorialità, eccetera. Ecco, tu dicevi, questa sera inizia questi vostri Sì. incontri live su Zoom dedicati ai vostri soci, perché si può associare anche volendo, giusto? Come funziona? Esatto, noi siamo un'associazione, quindi tendenzialmente appunto ci rapportiamo proprio con i nostri soci, quindi molto semplicemente associandosi è possibile poi accedere a tutti i nostri contenuti multimediali, le nostre letture preregistrate, ai nostri documentari e anche agli appuntamenti live di questa sera, che sono aperti appunto poi anche diciamo, a dibattito, quindi anche coinvolgendo in maniera poi interattiva chi partecipa, quindi con una doppia Ecco, comunicazione. visto che però insomma tutto questo ha dei costi, immagino, perché insomma non è più così semplice stare anche a galla in questo momento, avete una vera e propria campagna, appunto, diciamo, di crowdfunding aperta. Spiegaci bene perché, come funziona, dove la possiamo trovare e come possiamo aiutarvi. Allora, grazie mille. Sì, esattamente. Noi siamo. Allora, la nostra campagna di crowdfunding la potete trovarla sia sul nostro sito internet, quindi www.kerkis.net, o anche attraverso direttamente la piattaforma di Rete del Dono. La campagna si chiama Oltre lo schermo, rompendo la quinta parete, appunto, proprio in riferimento a questa nuova A questa tipologia anche di ulteriore parete che si è comunicazione. messa tra voi e il pubblico. Esatto, ma che ci ha dato anche l'opportunità di scoprire in realtà anche nuove modalità, comunque nuove possibilità di espressione. Quindi vuole essere in qualche modo non una richiesta solo di aiuto in sé, ma proprio una richiesta anche di appoggio
Per quanto riguarda queste nuove strade che stiamo trovando, che stiamo sperimentando. Poi comunque ci trovate anche sui social per qualsiasi altra anche informazione, per esempio su Instagram con kerkis_teatro o anche su Facebook, quindi poi ci potete raggiungere in qualsiasi modo. E poi tra l'altro donando, facendo delle donazioni è anche possibile accedere, diciamo, ad alcuni premi. Anche di spettacoli live quando appunto torneremo in scena assolutamente entro quest'anno e quindi insomma potete poi trovare anche la soluzione che vi aggrada di più, E questo lo diciamo. poi chiedo appunto ai nostri producer di mettere nei commenti a questa diretta il link diretto a Rete del Dono su cui poter appunto darvi una mano con questa campagna di crowdfunding e poter finalmente abbattere questa quinta parete, questa ennesima parete che si è messa tra voi e il vostro pubblico. Pubblico che però appunto vi aspetta e vi sta cercando, perché so che insomma sono tante le richieste anche di tornare sicuramente dal vivo, ma comunque anche questi appuntamenti online hanno un bel successo. Con le scuole come state lavorando in questo periodo? Allora, le scuole appunto sono uno dei nostri canali più importanti. Adesso stiamo realizzando per alcune scuole su richiesta stiamo scegliendo proprio in collaborazione con i docenti, anche quindi su richiesta dei docenti, alcune letture, alcune scene che andremo poi a Ah, beh. registrare e a quindi Interessante. poter quindi dare poi Una ai sorta docenti per di poterli supportare. Kerkis on demand quasi, no? Esatto, una sorta di piccola piattaforma proprio on demand, come Però. stai dicendo tu giustamente, con la speranza in realtà di tornare, magari anche andare direttamente poi nelle scuole, magari anche senza pubblico, ma nella scuola poi con uno streaming per poter essere poi effettivamente in comunicazione diretta con le scuole in quell'esatto momento in cui noi poi andiamo a effettuare diciamo, la performance. Quindi sono diverse strade, sicuramente stiamo lavorando in grandissima e stretta collaborazione con i docenti proprio per poter unire le necessità sia loro didattiche, che si trovano anche loro in difficoltà comunque in una situazione di didattica non semplice e quindi anche loro stanno cercando soluzioni diverse proprio per i propri studenti. Quali Quindi. sono gli evergreen di Kerkis? Quali sono quegli spettacoli, quei pezzi anche, ormai bisogna parcellizzare ormai tutto per colpa di questo digitale. Quali sono quelle parti appunto che volete portare e che vi sempre vengono richieste nella vostra carriera, diciamo? Certo, ma diciamo che sicuramente forse l'Evergreen è un po' il teatro plautino, quindi Anfitrione, soprattutto che è poi uno spettacolo molto ormai molto rodato di Kerkis, quindi sicuramente diciamo la comicità plautina ha sempre il suo perché. La Però, comicità plautina, interessante. come? No, dicevi la comicità Plautina. La plautina, comicità ok. di Plauto, esatto, che è un po' quella che poi piace molto agli studenti, perché è quella un pochino più immediata, un pochino Proprio più facile. colorata, espressiva. Quindi forse direi un Anfitrione potrebbe essere un po' il nostro cavallo di battaglia, però senza nulla togliere alle nostre tragedie, Agamennone, Baccanti. Appunto, invece ti chiedo, no, a chi fosse invece un po' un caprone come il conduttore qui in questione che non capiva l'importanza di parlare di teatro greco antico in una trasmissione come la nostra, e invece grazie alla tua spiegazione l'ha ben capito, diamo qualche spunto in più appunto a chi ci segue da casa, perché non fermarsi solo all'altra comicità, magari quella che tutti i giorni possiamo vedere, ma appunto passare anche a un teatro che sembra, dico sembra a questo punto, mi hai fatto capire che non lo è, così lontano. Ma sostanzialmente dobbiamo pensare che tutto quello che noi vediamo oggi parte da lì. E chi ha appunto la voglia, un po' il coraggio di andare a scoprirlo, si accorge subito di questa cosa. Parlavamo di Plauto, e Plauto è già lì, si trova tantissimo della nostra anche comicità attuale, anche solo le nostre parole, per esempio la parola sosia che noi usiamo, viene proprio dallo spettacolo di Anfitrione, dove il personaggio si trova improvvisamente a fare i confronti con un suo doppio uguale identico e si ritrova in una crisi di identità assurda perché si trova a parlare con se stesso e da lì viene il termine sosia, diciamo, che noi oggi usiamo quotidianamente. Quindi tantissimo parte da lì ed è proprio bello e anche divertente scoprire quante cose in realtà noi ancora oggi ci portiamo appresso da quelle esperienze. Chiaro. Quindi insomma avete capito ragazzi, non c'è solo Checco Zalone, c'è anche Plauto, magari non lo Esatto. conoscete, invece vi farà sicuramente
spazzire dalle risate perché è una comicità che fa parte. Mi viene da dire che sono spettacoli, appunto, adesso abbiamo parlato di quelli di quello che fa il più ridere, ma prima parlavi anche di drammi. Sì. Sono cose che abbiamo dentro, verrebbe da dire, cioè vanno a toccare delle corde che noi comunque abbiamo e che quindi riconosciamo facilmente, anche mi viene da dire. Sì, c'è chi va a parlare appunto Cioè, non è di un teatro ironia difficile da capire, giusto, artistica. Eleonora? Dammi questa. Non è un teatro difficile da capire. Allora, il teatro quando è fatto bene non è mai difficile, Anche questo è diciamo in vero. qualche modo, ti arriva. Poi, certo, ognuno può avere una sua interpretazione su una cosa, su un'altra, però quello che deve arrivare, se è, arriva, quindi è comunicazione, quindi non è difficile, anche perché noi comunque anche a livello di lingua non utilizziamo sempre una lingua molto accessibile, molto comprensibile, curiamo spesso anche noi le nostre, anzi la nostra presidentessa Elisabetta Matelli spesso cura lei le traduzioni, quindi lei è docente di storia del teatro greco e latino all'Università Cattolica, quindi si occupa anche lei di fare anche da tramite linguistico, cioè in modo tale che anche la lingua sia accessibile per noi, ma al di là della lingua e teatro, quindi arriva E senza poi mi paura. viene da aggiungere, se c'è questa professionalità appunto di cui stavi parlando poco fa e la bravura del riuscire a rendere contemporanee e fruibili appunto per tutti questi racconti, allora vabbè, a quel punto è fatta e speriamo quindi di vedervi presto davvero di nuovo live e di vederci di nuovo a teatro e non solo attraverso uno smartphone o attraverso una video call. Assolutamente, questo siamo fiduciosi che accada quanto prima, non vediamo l'ora di vedervi. Siamo in chiusura, ricordaci allora le coordinate della vostra campagna di crowdfunding e poi anche invece di tutto quello che è il mondo di Kerchis, teatro antico in scena e come fare anche ad associarsi se qualcuno vuole approfondire. Certo, per associarvi o anche accedere poi alla campagna di crowdfunding potete andare sul nostro sito internet www.kerkis.net, da lì avete tutte le indicazioni. Ci trovate poi anche sui social come Instagram, quindi Kerkis underscore teatro, o su Facebook come Kerkis Teatro Antico in Scena. Per accedere direttamente alla campagna di crowdfunding potete andare sulla piattaforma Rete del Dono e ci cercate appunto come rompendo lo schermo, oltre lo schermo, rompendo la quinta parete. Qualsiasi curiosità o domanda, noi siamo comunque sempre a disposizione, Quindi quindi potete. volentieri vi aspettiamo. E vi aspettiamo questa sera per le nostre chiacchierate teatrali A che ora live. questa sera? Come funziona il conto? Ricordaci questa sera? Perfetto. Questa sera alle 20:30 trovate il link di accesso alla chiamata Zoom nell'area riservata ai soci sul sito appunto di Kerkis. Quindi basta associarsi e iscriversi all'area riservata e potete direttamente accedere non solo al nostro appuntamento live, ma anche a tutti gli altri nostri contenuti che stiamo preparando da qualche mese, che sono ancora, diciamo, work in progress. Quindi è tutto molto molto di oggi, fresco. E soprattutto tutto da scoprire. Eleonora, io ti ringrazio tantissimo. Allora, grazie mille. Porta i saluti a tutta la squadra di Kerkis, Grazie. Teatro Antico in Scena. Complimenti e appunto lo ripeterò fino allo sfinire. Speriamo però di rivederci presto in teatro. Assolutamente, grazie mille a voi e a prestissimo allora. Grazie mille, Eleonora Fedeli, Kerkis Teatro Antico in Scena. Grazie mille davvero, Eleonora. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata piena di contenuti. Io vi ringrazio, siete stati in tanti a seguirci. Devo dire che seguirci è un attestato di stima e di voler di anche proprio che ci volete bene, ma non a me, che non è importante quello, ma a chi dietro di me sta lavorando tutti i giorni per far sì che questa trasmissione vada avanti, racconti ogni giorno Milano, i protagonisti e tutto. Quindi la stima che voi attestate ogni qualvolta ci guardate, ogni like, ogni volta che aprite un nostro post, non è per Fabio Ranfi, che mi ringrazia comunque, ma è per tutta quella squadra che alle mie spalle giornalmente lavora da casa, lavora qui in studio, la regia, i producer e tutti quanti. Io vi ringrazio anche a nome loro per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata, venerdì, sempre qui in diretta per raccontarvi Milano, città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci e a presto.